Salute a tutti, oggi andremo a vedere come effettuare una lucidatura profonda, professionale, senza l'ausilio di pasta abrasiva. Andremo a pelare praticamente, cioè a rimuovere il primo strato di trasparente e riportandolo alla brillantezza originale. Il processo che eseguiremo è appunto un'abrasione tramite carte abrasive 1500, 2000, 3000 d'acqua e 8000 d'acqua. In questo caso userò una levigatrice vera e propria orbitale e non una lucidatrice perché devo effettivamente spianare la tua. In questo modo, con una 1500 inizierò, farò tutta la superficie del più uniforme possibile. Una volta effettuato il passaggio con la prima carta, la 1500, puliamo la superficie e controlliamo che non siano rimasti difetti particolari. È un po' più difficile, ma sembra che sia tutto a posto. Adesso procederemo con la 2000 sempre a secco. Finito il passaggio con la 2000, dobbiamo pulire sempre la superficie che comincerà ad assomigliare di più a una superficie satinata. Con l'ausilio di acqua e un panno potete vedere la superficie già più lucida e vedere se ci sono rimasti eventuali difetti. Che in questo momento non trovo, quindi procediamo con la 3000. Adesso facciamo tutta quanta la superficie con la 3000 usando l'acqua. Ok. Passata la 3000, in questo caso è inutile pulire, continuiamo a mettere acqua e passeremo alla 8000. Perché dico inutile pulire? Perché anche se dovessimo scorgere qualche difetto, a questo punto con la 8000 e con la 3000 non lo possiamo eliminare. Quindi una volta che vi siete assicurati di aver passato bene e uniformemente la 3000, con l'8000 andiamo a fare la stessa cosa e poi vedremo alla fine come è avvenuto. È il lavoro ottenuto dopo la lucidatura con tutti e quattro i passaggi delle grane. Come potete vedere, la superficie è quasi lucida, manca l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio lo faremo con una cera, con un polish, quindi non, come vi avevo promesso all'inizio, non si usano paste abrasive ma soltanto una cera lucidante. Il prodotto che andremo a usare è un polish ultrafino della 3M. Siccome tanti mi chiedono che prodotto sia, vedete, è l'ultimo nella scala degli abrasivi. Questo è il suo codice prodotto e questo è il polish.
lasciato volutamente questa fascia qua non lucidata per farvi vedere la differenza tra l'ultimo passaggio e la cera. Vedete, adesso la superficie è perfettamente levigata e lucidata. Guardate i riflessi, com'è più brillante rispetto a prima, e la superficie è perfettamente lucida. E con questo sistema siamo sicuri che durerà un bel po' di tempo. Permettete di dilungarmi un attimino sulla spiegazione di questo video. Questo tipo di lucidatura viene fatta soltanto con gli abrasivi per un motivo, perché generalmente la maggior parte delle paste che sono in commercio tendono a stuccare, cioè a riempire i solchi creati dai vari abrasivi. Quindi, se avessimo lucidato con il vecchio sistema, con una 2000 d'acqua, poi pasta abrasiva e polish, i vari passaggi di pasta abrasiva e il polish, molto probabilmente dopo poco tempo, un giorno o due, sarebbe riaffiorato in qualche punto, ovviamente, qualche graffietto, qualche cosa. Invece, in questo modo, usando l'orbitale e gli abrasivi, non siamo sicuri che sotto la superficie non ci sarà nessunissimo sgarro, graffio, solco creato dai vari abrasivi, perché con l'orbitale si rischiano molti meno danni. Il processo, come avete visto, è abbastanza laborioso e lungo, quindi conviene farlo solamente nei casi in cui c'è una soddisfazione maggiore per una cosa che vale effettivamente la pena di lucidare in questo modo. Per esempio un'auto d'epoca, per esempio un cofano di una macchina nuova che si è danneggiato o altre cose. Questo sistema di lucidatura è anche usato nelle grandi aziende automobilistiche di macchine di prestigio, come Maserati, Ferrari, Porsche, Audi. Tutte le vetture vengono verniciate dai robot e poi tutte le imperfezioni vengono levigate in questo modo. Perché? Innanzitutto perché spesso usano trasparenti ceramici e poi perché con questo sistema sono sicuri che una volta ottenuto il risultato desiderato, quello è e quello rimane nel tempo, senza perdite di brillantezza o opacizzazioni strane durante gli anni. Ciao, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sono stato utile. Iscrivetevi al mio canale se vi va e mettete like al video. Ciao!